Ciao biblioteche, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video specialissimo perché oggi è un giorno specialissimo. Il 23 agosto di 4 anni fa caricai il mio primo video sul canale, la recensione della trilogia d'inchiostro di Cornelia Funke. Sono passati 4 anni, quindi oggi Fangirl Love with Books compie 4 anni ed è incredibile. Incredibile. E per me è ancora più incredibile il fatto che siamo 13.900 al momento, quindi quasi 14.000 persone. È assurdo e non so mai come ringraziarvi per ogni like, per ogni commento, per ogni messaggio, per ogni iscrizione, per ogni messaggio privato che mi mandate pieno di parole d'amore o anche solo quando mi ringraziate per qualsiasi cosa io dica, faccia, vi consigli. Siete veramente meravigliosi e il canale va avanti anche grazie a voi. Per festeggiare questo giorno importantissimo ho deciso finalmente, li sentite i cori angelici, vedete gli arcobaleni, di portarvi il Bookshelf Tour 2019, quindi finalmente il tour della mia libreria. Me lo stavate chiedendo in tanti, lo faccio una volta all'anno perché calcolate che è il video più difficile che un booktuber possa fare a livello di registrazione e editing. Calcolate che l'ho già registrato in questo momento perché ovviamente mi sono truccata dopo aver finito, se no sarebbe stato inutile, avrei sudato tantissimo e ci ho messo 2 ore e mezza per farvi capire. E vi devo fare un paio di premesse. La mia libreria è molto grande, composta da uno scaffale che è sopra la mia scrivania ed è praticamente lo scaffale dei classici più altri libri, uno scaffale che vedete qui accanto a me che è più grande dove ci sono vari libri e poi 3 librerie grandi più altre 2 librerie piccoline, quindi 3 librerie abbastanza grandi da farvi vedere. Per problemi di cavalletto, mettiamola così, cioè il cavalletto non arriva oltre una certa altezza, non ho potuto fare tutte le riprese come volevo per tutti gli scaffali, ma alcuni scaffali, vi dirò pian piano ora che lo vedrete quali saranno, li ho solo mostrati piano piano dicendovi tutti i libri, ma senza prendere un libro alla volta e mostrandovelo meglio. Spero che comunque il Bookshelf Tour vi piaccia, so già che durerà tantissimo lo stesso. Alcune riprese appunto le ho fatte senza cavalletto, quindi perdonate magari un po' il tremolio, però la maggior parte dei scaffali invece, grazie a Dio, potevano essere raggiunti con la videocamera, cioè la fotocamera sul cavalletto, quindi la visione è più stabile. Spero che questo Bookshelf Tour vi piaccia, è il modo di festeggiare insieme questi 4 anni, io continuo a ringraziarvi tantissimo e niente, grazie mille, godetevi il tour della mia libreria e noi ci vediamo dopo. Come vi dicevo, questo è uno degli scaffali che non posso mostrarvi se non in questo modo perché, insomma, è in una posizione alquanto scomoda e sarebbe praticamente impossibile andare a togliere i libri, rimetterli a posto senza fare un bel macello. Calcolate che ora sono in bilico sulla mia sedia, quindi sto rischiando la vita per fare questo Bookshelf Tour. Comunque, questo è lo scaffale dei classici, mettiamola così, ma anche di alcuni libri un po' più seri, mettiamolo fra virgolette, e dedicati a figure storiche. Partendo dal basso abbiamo Le avventure di Sherlock Holmes di Conan Doyle, Così parlò Zarathustra di Nietzsche, Il ritratto di Dorian Gray di Wilde, uno dei miei libri preferiti, uno dei miei classici preferiti, Sweeney Todd, di cui non si conosce l'autore, I fiori del male, le poesie di Baudelaire, La favola di amore e psiche di Apuleio, Zorro di Isabel Allende, Shirley di Charlotte Bronte, 3 libri della Mondadori dedicati, 2 a Maria Antonietta e 1 a Elisabetta I, Italo Calvino con I nostri antenati e poi Dumas con I 3 moschettieri e Charlotte Bronte con Jane Eyre. Accanto, partendo dall'alto, c'è un altro libro della Oscar Mondadori dedicato a Caterina de' Medici, 2 piccoli libri di Schopenhauer, L'arte di conoscere se stessi, L'arte di trattare le donne, La brevità della vita di Seneca, Vita di Galileo di Brecht, Plutarco, L'arte di ascoltare, Il segno dei 4 di Conan Doyle, quindi sempre Sherlock Holmes, Se questo è un uomo è la tregua di Levi, Uno nessuno è 100.000, un altro classico che amo di Pirandello, e di Thomas Malory, Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri. Poi qui abbiamo tutti della Feltrinelli, Frankenstein di Mary Shelley, Emma di Jane Austen, sempre di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, I sonetti di Shakespeare,
Sogno di una notte di mezz'estate, Ragione e sentimento, sempre di Jane Austen, di Conan Doyle, il mistero, il mastino dei Baskerville, mio Dio, non vedo più, Coriolano di Shakespeare e Dracula di Bram Stoker. Abbiamo poi Esopo, dipende dall'accento, le sue favole, Della Burr, le ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, Notre Dame de Paris di Hugo, Bellamy di Maupassant, di George Orwell, altri due miei classici preferiti, La fattoria degli animali e 1984, Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, Kierkegaard con Il diario del seduttore e Il fantasma di Carterville di Wilde, Cime tempestose di Bronte, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson. Poi abbiamo un po' di libri di Barrico, cioè due, Seta e Oceano Mare, che sono quelli che mi sono piaciuti, ne ho letti altri ma non mi hanno fatto impazzire, li ho dati via. Eva Cantarella, che invece amo, con L'amore è un Dio, Dammi mille baci, Itaca, Passato prossimo e L'ambiguo malanno. I canti di Leopardi, Le poesie di Montale, due libri dedicati ai miti nordici, Gita al faro di Virginia Woolf, La primora rossa di Emma Orski, Il fu Mattia Pascal di Pirandello, un altro libro che amo tantissimo, e qui sopra due libri che presi a Londra dedicati a Sherlock Holmes, Il segno dei quattro in inglese e Elementary Puzzles con dei quiz da fare dedicati appunto a Sherlock e Watson. Quindi questo scaffale dei classici più libri, diciamo, incentrati su figure storiche, mitologia e cose simili. Anche per quanto riguarda questo scaffale unico, che in realtà sono tre, mi è complicato uscire i libri per mostrarveli, quindi vi dirò quali sono partendo dal centro, perché è più semplice. Qui abbiamo praticamente tutta la serie di Shatter Me, uscita fino a questo momento, quindi Shatter Me, Unite Me, che sono due novelle, Unravel Me, Ignite Me, che è la trilogia principale, Restore Me, Defy Me, e poi ci saranno anche qui un libro di due novelle e Imagine Me, che è l'ultimo, e c'è anche Lo stregatto. Qui praticamente ci sono tutti i miei libri della Fazzi editore, quindi abbiamo Feline di Sara Bianca, che io spero che prima o poi avrà un seguito, perché mi dispiace troppo che non lo abbia, Il sognatore e la musa degli incubi di Lainey Taylor, entrambi autografati, e io piango tantissimo, sono meravigliosi, leggeteli, Ferryman di Claire McFall, The Quick, un altro dei miei libri preferiti della Fazzi, di Lauren Owen, la trilogia di Absence di Chiara Panzuti, quindi Il gioco dei quattro, L'altro volto del cielo e La memoria che resta, L'annusatrice di libri, bellissimo, poi Figli di una nuova era ed È tempo di ricominciare, manca il terzo libro, deve essere ancora pubblicato dalla Fazzi, ma penso manchi poco, trilogia della famiglia Aubrey, quindi Famiglia Aubrey, Nel cuore della notte e Rosamond di Rebecca West, Yalna di Maso de la Roche, Le avventure di Mercuzio, sì, di Daniel Albizzati, poi Più donne che uomini di Evie Compton Burnett, Favola di New York di Victor Lavalle, Helmet di Fiona Mosley, Volo di paglia di Laura Fosconi e infine Madonna col cappotto di pelliccia, dal nome impronunciabile invece è l'autore, Sabahattin Ali. Spero di averlo pronunciato bene. Vi faccio vedere meglio lo scaffale. Tutti i miei bellissimi Fazzi. Salendo qui abbiamo altri libri, un po' messi a caso, me ne rendo conto, però per lo più italiani, se non tutti italiani tranne un paio. Il primo è Ross Poldark di Winston Graham, il primo libro di una saga di 12 libri dedicati a Poldark, che inizierò presto, della Sonsogno, la casa editrice italiana. Butterfly di Isra Mardini, un bellissimo libro. Cavaliere d'inverno, che devo ancora leggere, di Paulina Simons. Io prima di te di Jojo Moyes, che non avrà mai seguiti perché per me è concluso. Jojo Moyes anche con Luna di Mira a Parigi, La ragazza che hai lasciato, bellissimo. Come fermare il tempo di Matt Haig, l'ho adorato. Ora che sono in auto di Maurizio Fiorino, molto bello. Cassandra di Krista Wolf. Le parole segrete di Jane Harris. Poi abbiamo Nicolas Barrot con Una sera a Parigi, Mattias Malzio con Meccanica del cuore, L'uomo delle nuvole, Il bacio più breve della storia e Vampiro in pigiama, quest'ultimo mi manca da leggere,
Poi torno a Barrow con Parigi, è sempre una buona idea. Mandela con le mie fiabe africane. Ecco, gli unici due libri in inglese sono Night School, i primi due, di C.J. Daughtry, che devo ancora leggere, Emanuele mi ucciderà. Sono presenti anche in italiano per la Newton Compton. La ragazza delle arance, molto bello, di Jostein Gaarder. Acqua agli elefanti di Sarah Gruen, anche questo molto bello. Chocolat di Jane Harris, bellissimo. E Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig. Quindi questo scaffale nuovo in realtà, perché come dicevo non ho più spazio. Iniziamo da questa libreria, che è composta in realtà da una libreria grande e poi degli scaffali piccolini accanto, e iniziamo dall'alto per arrivare giù. Ora, gli scaffali dedicati a Harry Potter, capite bene che è un po' inutile che io ve li faccia vedere benissimo, perché comunque diciamo che sapete bene di cosa si tratta. Comunque, questi appunto sono come sempre i miei due scaffali dedicati alla saga di Harry Potter, perché sì, ne ho bisogno di due scaffali, se non anche tre ormai, ma per ora sono questi due. In alto troviamo i libri più grandi e diciamo anche pesanti che ho di Harry Potter. Infatti ho sempre l'ansia che tutto caschi, ma per ora va tutto bene. Comunque, il primo libro è Film Wizardry, che c'è in inglese, ma c'è una versione italiana che poi vi mostro perché è in basso alla libreria. Poi ci sono due libri dedicati ad animali fantastici, ovvero La valigetta di Newt Scamander e Gli archivi della magia, quindi primo e secondo libro, e i primi tre libri illustrati di Harry Potter in inglese. Dopodiché vi faccio vedere meglio qui, i primi tre libri illustrati in inglese da Jim Kay. Qui in mezzo, fra tutti i vari gadget, ci sono anche i primi due libri di Harry Potter in inglese nella versione Grifondoro, che sta uscendo ogni anno per la Bloomsbury. È uscito nel frattempo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ma non l'ho ancora preso perché non scende di prezzo, io sono povera. Comunque sono quei due, e saranno sempre, questi sono in copertina rigida, uno nero, uno rosso, uno nero, uno rosso, per creare lo stemma, diciamo, non lo stemma, i colori dei Grifondoro. Infatti abbiamo anche i dettagli dorati, ci sono di ogni casata come gadget, potete vedere che c'è davvero di tutto. Faccio vedere meglio, un po' di tutto. Scendendo, qui c'è l'altro scaffale dedicato ad Harry, e abbiamo la prima saga, la prima edizione totalmente in italiano dalla Salani, la prima saga in inglese della Bloomsbury sempre, che mi è stata regalata a Natale penso ormai di 3 anni fa, che è bellissima, guardate che bella. Questa è appunto la saga in italiano, in inglese. C'è poi, magari tolgo almeno lui, ecco, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in inglese, preso a Parigi nella libreria, una delle librerie più antiche, infatti c'è anche lo stamp all'interno di quella libreria, Shakespeare and Company. Harry Potter e i doni della morte in inglese, la prima edizione presa a Oslo il giorno dell'uscita, perché mi trovavo a Oslo con i miei genitori e quindi l'ho presi. Questo ve lo voglio far vedere, ed è praticamente la primissima edizione di Animali Fantastici e dove trovarli. Infatti, se vedete, c'è anche Newt Scamander, spero metta a fuoco, eccolo, proprietà di Harry Potter, praticamente proprio la prima edizione, e ne sono gelosissima. Abbiamo poi Hogwarts Library, quindi 15 attraverso i secoli, Animali Fantastici e Le fiabe di Bedelbardo in inglese, preso a Londra. Le fiabe di Bedelbardo, i due script in inglese dedicati ad Animali Fantastici e Harry Potter and the Cursed Child in inglese. Vi faccio rivedere meglio anche questo scaffale, che è ovviamente uno dei miei preferiti. Qui c'è la bacchetta, tutti i miei Funko Pop. E questi due sono appunto dedicati a Harry Potter. Qui in alto, al lato degli scaffali di Harry Potter, c'è l'intera saga di Dorothy Must Die, che è presente solo in inglese purtroppo, quindi Dorothy Must Die di Daniel Page, seguito da The Wicked Will Rise, Yellow Brick Road e The End of Oz, e i tre libri con le novelle dedicate alle storie di Dorothy Must Die, di cui ho letto solo il primo,
infine La moglie del califfo, La rosa del califfo, autologia di René Adier in italiano. Scendendo ancora abbiamo Half Bad, Half Wild e Half Lost, la trilogia di Sally Green in italiano per la Rizzoli. Fire, Graceling e Bitter Blue, anche questi tre in italiano, per la De Agostini. Ragazzi, Graceling è uno dei miei fantasy preferiti. Ammetto che Fire e Bitter Blue soprattutto non sono all'altezza, ma Graceling l'ho amato tantissimo. E poi abbiamo And I Darken, Now I Rise e Bright We Burn in inglese, di Kirsten White. Il primo è presente con il titolo Io sono buio, se non sbaglio, per la PM, però poi hanno interrotto la traduzione, purtroppo. Io ho amato questa trilogia tantissimo. Scendendo ancora sotto Harry Potter c'è uno scaffale totalmente dedicato, in realtà, per lo più a libri per bambini e ragazzi. Come potete vedere, infatti, sono praticamente Funko Pop solo ed esclusivamente della Disney, anche i Tsum Tsum, che ormai praticamente non fanno più, dedicati appunto sempre alla Disney, La mia rosa della Bella e la Bestia e tutto il resto. Vi faccio vedere quindi i libri. Il primo libro che vi mostro è The Beauty and the Beast, che mi è stato regalato dal mio ragazzo ed è bellissimo perché è una versione illustrata in inglese della favola della Bella e la Bestia. Dedicati alla Bella e la Bestia ho anche in inglese Lost in a Book di Jennifer Donnelly, che è praticamente una storia in più dedicata a Belle nel castello. Belle's Library, che è presente anche in italiano, la libreria di Belle, però è un'edizione che a mio parere non è all'altezza di questa qui. I due manga dedicati a Beauty and the Beast, Belle's Tale e The Beast's Tale, che trovate anche in italiano, e Beauty and the Beast, Book of the Film, con il mio piccolo segnalibro di Belle, che sarebbe praticamente il film, ma in versione libro, con qualcosina in più. Partiamo con i libri per bambini, perché di Roald Dahl ho Charlie and the Chocolate Factory, e anche la versione italiana, quindi La fabbrica di cioccolato, con questa cover meravigliosa con Willy Wonka e il nostro Johnny Depp, ma anche James e la pesca gigante, che è uno dei miei libri preferiti. Ho anche il cartone, che è bellissimo, e Wrinkle in Time di Madeleine L'Engle, che sarebbe Nelle pieghe del tempo, e Fiabe d'amore, in cui c'è un'introduzione di Carlo Collodi, una serie di favole, fra cui La Bella e la Bestia. Dopodiché iniziano i miei libri della Gribaudo, dedicati appunto a libri per bambini e ragazzi: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Canto di Natale, Il Meraviglioso Mago di Oz, Il Libro della Giungla, I Viaggi di Gulliver, ed infine Pinocchio, Peter Pan e Il Giardino Segreto, e io li vorrei praticamente tutti. Andando avanti abbiamo Il Mago di Oz di Frank Baum, la prima edizione che comprai, la prima che ho letto, e sono gelosissima di queste edizioni perché sono proprio i primi libri che comprai da piccola. Tarzan delle scimmie, stessa cosa. Il piccolo principe, che invece l'ho acquistato quando ormai andavo al liceo, se non sbaglio. Il libro della giungla e l'isola del tesoro, anche queste le prime edizioni di questi due classici, e sono stragelosa. Andando avanti c'è la mia prima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carol, di cui vi parlo praticamente sempre, l'avete vista sempre. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda, che non leggerò mai più perché mi sono bastati i pianti della prima volta. Pomidottone e Manici di Scopa, che mi ha deluso tantissimo rispetto al film, che è uno dei miei preferiti. E La storia infinita di Michael Ende, recuperatelo se non l'avete mai letto, recuperate il film, vi prego. Per ultimi abbiamo Andy Tettiverdi, che è stato un regalo di Giada che devo ancora leggere, Momo di Michael Ende, stesso autore della storia infinita, Le cronache di Narnia, letto in questo formato quando ero molto piccola, Il gatto con gli stivali e altre storie di gatti, e infine La regina delle nevi e altri racconti di Hans Christian Andersen. In questo libro della Rizzoli ci sono tante favole, fra cui anche La sirenetta. Accanto allo scaffale dedicato ai libri per bambini e ragazzi abbiamo invece lo scaffale di Leigh Bardugo, dove abbiamo praticamente tutti i libri appunto per ora usciti del Grishaverse, Le candele di Clarissa di Cozy Corner, che avete in realtà già visto in altri scaffali, e il Pop di Mary Poppins, perché lei è praticamente perfetta sotto ogni aspetto, come sono più o meno i libri della Bardugo. Abbiamo quindi King of Scars di Leigh Bardugo, firmato dall'autrice. The Language of Thorns è Six of Crows, la Collector Edition, che sarà presto seguita da quella di Crooked Kingdom, che se non ricordo male esce a settembre-ottobre. Six of Crows e Crooked Kingdom, duologia, e vi ricordo che uscirà in italiano il primo libro il 24 settembre, il secondo a fine ottobre, io non vedo l'ora di rileggerli in italiano. Infine la trilogia Grisha, in questo cofanetto
detto, con Shadow and Bone, Seagen Storm e Rune Rising. Anche questa trilogia uscirà finalmente di nuovo in italiano l'anno prossimo. Tornando nella libreria principale e scendendo ancora, abbiamo uno scaffale di cose messe a cavolo. A parte i libri di Rick Riordan, accanto ci sono libri in italiano, libri in inglese. Diciamo che c'è una sorta di ordine, ma ho messo disgusto su questo scaffale perché in realtà sono un po' disgustata da questo ordine a casaccio. Il primo libro che vi mostro è The Song of Achilles di Madeleine Miller, che è qui giusto perché qui si parla di Percy Jackson e quindi l'ho messo qui. C'è poi la saga principale di Percy Jackson e l'Idea dell'Olimpo, quindi Il Ladro di Fulmini, Il Male dei Mostri, La Maledizione del Titano, La Battaglia del Labirinto e Lo Scontro Finale, ovviamente tutti del caro Rick Riordan. La saga di Eroi dell'Olimpo, quindi L'Eroe Perduto, Il Figlio di Nettuno, Il Marchio di Atena, La Casa di Ade e Il Sangue dell'Olimpo. Trilogia di Magnus Chase e Gli Dei di Asgard con La Spada del Guerriero, Il Martello di Thor e La Nave degli Scomparsi. E la per ora trilogia, che in realtà sarà una saga composta, se non sbaglio, da 5 libri, delle Sfide di Apollo, La Profezia Oscura, Il Labirinto di Fuoco e L'Oracolo Nascosto. O poi, come vi dicevo, libri messi un po' a casaccio, perché c'è Figli di Sangue e Ossa di Tomi Adeyemi, Il Principe Crudele di Holly Black e La Corte di Rose e Spine e La Corte in Nebbia e Fura di Sarah J. Maas, quindi 4 libri tradotti in italiano essenzialmente, Il Canto del Ribelle di Joan Harris, sempre perché di mitologia si parla, e 2 libri di Ness, The Rest of Us Just Live Here e A Monster Calls. Accanto a questo scaffale abbiamo quello dedicato ai gialli, infatti sono i libri di J.K. Rowling, di Agatha Christie, che sono per lo più, anzi sono totalmente gialli, e ora ve li faccio vedere. Scusate per questa inquadratura, tra l'altro, ma è l'unica possibile, tra l'altro vedete il libro anche nello specchio, meraviglioso. Comunque, The Casual Vacancy di J.K. Rowling, non ho ancora letto, Il Richiamo del Cuculo, Il Bacco da Seta di Robert Galbraith, ovvero J.K. Rowling, e anche ovviamente La Via del Male. Mi mancherebbe il quarto, che non ho ancora comprato perché anche questo qui non l'ho ancora letto, anche se i primi 2 mi sono piaciuti tantissimo. Per quanto riguarda Agatha Christie abbiamo 10 piccoli indiani, che resta il mio preferito, Assassinio sull'Orient Express e La Serie Infernale, Poirot sul Nilo, Il Natale di Poirot, ed infine Corpi al Sole e Poirot e la Strage degli Innocenti. Scendendo ancora abbiamo uno scaffale dedicato a, diciamo, libri contemporary young adult, libri per ragazzi, giovani ragazzi, con storie, diciamo, non incentrate sul fantasy, ma appunto contemporanei. Accanto, come potete vedere, c'è Harry Potter dalla pagina allo schermo, che ora vi prendo, che è praticamente Harry Potter Film Wizardry, che vi dicevo prima, il primo libro praticamente nel mio scaffale di Harry Potter, in italiano, che è un bel librone, costa tanto e pesa tantissimo, infatti l'ho messo qui giù perché ho paura possa fare qualche danno. Il libro in questione è questo qui, vedete, è praticamente enorme e non vi dico quanto pesa, tantissimo. Tornando a questo scaffale abbiamo 4 libri young adult tradotti in italiano, quindi di Nicola Yoon, Sia noi siamo tutto, Sia il sole anche una stella, di Becky Albertalli, Tua Simon è sempre solo Lia. Volevo farvi presente che anche Cinder mi aiuta col bookshelf tour. Amore mio. I libri che erano lì in alto sono sempre di Becky Albertalli, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda e The Upside of Unrequited, Histories All You Left Me di Adam Silvera, All the Bright Places di Jennifer Niven, che non ho ancora letto, A Very Large Expanse of Sea di Tyre Mafi, stessa autrice di Shatter Me, e When Dimple Met Rigi di Sandhya Menon. Ghicarella e The Princess and the Fangirl di Ashley Postum, Mosquito Land di David Arnold in italiano e Eliza and Her Monsters di Francesca Zappia, questa è la versione inglese. Abbiamo poi 2 raccolte di storie dedicate alle vacanze, vuoi invernali, vuoi estive, quindi My True Love Gave to Me e Summer Days and Summer Nights, io ho preferito il primo, e 2 libri di Jandy Nelson, Ti darò il sole e il cielo ovunque, anche in questo caso ho preferito il primo. 2 libri che non mi sono piaciuti per niente, 2 libri che ho amato. Quelli che non mi sono piaciuti sono From Twinkle with Love e Dreamology, mentre quelli che ho amato tantissimo sono The Hate U Give di Angie Thomas e Ti ho trovato fra le stelle, che è praticamente Eliza and Her Monsters in italiano, bellissima edizione. Ci sono poi 4 libri in italiano, tutti e 4 molto belli in realtà, tranne l'ultimo, comunque Wonder di R.J. Palacio,
Insegnami a vedere l'alba, Noi siamo infinito è l'unico ricordo di Flora Banks, che magari è quello che appunto mi è piaciuto di meno. Quattro libri in inglese, tutti e quattro bellissimi. Il mio preferito, Aristotle and Dante, Discover the Secrets of the Universe, che trovate anche in italiano, We Are the Ants, Autobiography e What If It's Us di Becky Albertalli e Adam Silvera, che arriverà presto anche in Italia. Ed infine, trilogia di Stephanie Perkis, Anne and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door, il mio preferito, e Isla and the Happily Ever After. Arriviamo ora all'ultimo scaffale della prima libreria che vi ho mostrato, che anche qui messe un po' a casaccio in realtà le cose, però si tratta di fantasy, sci-fi e per lo più paperback, che stanno molto bene insieme. Allora, i libri in alto erano tutti libri di Cornelia Funke che posseggo, quindi Il re dei ladri e la trilogia del mondo d'inchiostro, Cuore d'inchiostro, Veleno d'inchiostro e Alba d'inchiostro, ma anche Perfectly Preventable Death di Deirdre Sullivan. Andando avanti abbiamo Hyperion di Dan Simmons, I canti di Hyperion, libro 1 di 2, e la trilogia di Luna di Ian MacDonald, entrambi della Oscar Draghi. Abbiamo poi The Boneless Mercies di April Genevieve Tucholke, che mi è piaciuto tantissimo, The Stormcrow, un arc trovato nella Fairyloot di Kaylin Josephson, The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, che trovate anche in italiano, e Tanglewood and Brine, sempre di Deirdre Sullivan. Prima di questi in realtà c'erano Lifelike e Deviate di J. Christoph, che io ho in questa edizione australiana. Poi abbiamo una serie di libri presi singolarmente, in realtà appunto inizi di serie, tranne Anuked, che è uno standalone, ma c'è la quinta stagione di N.K. Jemisin, che io continuo a consigliarvi, non vedo l'ora di andare avanti, Falling Kingdoms di Morgan Roots, che trovate anche in italiano con la saga dei Tre Regni o la caduta dei Tre Regni, Sight di Neil Schusterman, che uscirà in italiano l'anno prossimo per Mondadori, e The Darkest Minds di Alexander Bracken, che trovate in italiano, se non ricordo male, per la Spelling and Cuffer. Poi la trilogia di The Captive Prince, quindi Captive Prince, Princess Gambit e King's Rising di S.A. Packard, che trovate anche in italiano. Poi vi mostro tutti più o meno i libri che ho di Marilou, che è un'autrice che io amo tantissimo, la trilogia di Legend, Prodigy e Champion, che avrà presto un quarto libro che si chiama Rebel, in italiano potete anche trovarla, per quanto riguarda la traduzione di Rebel al momento non si sa nulla, e poi The Young Elites, The Royal Society e The Midnight Star, che a me è piaciuta anche di più di Legend perché è più variante sul fantasy rispetto a Legend, che è un distopico. È presente in italiano il primo libro, La battaglia dei pugnali, ma la Newton Compton non ha continuato la serie, purtroppo. Ultimi libri presenti in questo ultimo scaffale di questa libreria: Under Dancing Star di Laura Wood, To Kill a Kingdom di Alexandra Christo, retelling della Sirenetta, Daughter of Smoke and Bone di Lenny Taylor, quindi La chimera di Praga essenzialmente, io ho solo il primo volume, non vedo l'ora di continuare, e questo è autografato dall'autrice, Viper di Dax Hogan, primo libro di una trilogia che mi è piaciuto tantissimo, e Heartstream di Tom Pollock. Possiamo passare alla seconda libreria, che è questa qui. Però in realtà, partendo proprio dall'alto alto, per ovvi motivi capite bene che non posso farveli vedere per bene, ci sono dei manga. Quindi i primi tre manga, in realtà sono 3 più 2 manga di Anna dei capelli rossi, questa qui, e i primi tre manga della serie di Sherlock, il quarto volume dovrebbe uscire a breve, qui sotto abbiamo alcuni Topolino, poi abbiamo tutti i manga di Sailor Moon, la ristampa della Star Comics, quindi 12 volumi più i 4 speciali, 2 short stories e 2 dedicati a Sailor V, e tutti i miei manga recuperati anche al Comic Con, lo scorso Comic Con, di Dragon Ball dei primi anni 2000, essenzialmente sempre Star Comics, quindi tutto Dragon Ball, Sailor Moon, Sherlock e Anna dei capelli rossi. Questo scaffale qui, come potete vedere, è molto semplice da mostrarvi perché sono essenzialmente tutti i libri del Trono di Spade, prima nella Oscar Draghi, nella versione mosaico, c'è anche un video unboxing sul canale, e poi l'edizione Oscar bestseller della Mondadori, quindi tutti i 5 libri per ora usciti del Trono di Spade. Come primo libro dietro il genio c'è invece Il mondo del ghiaccio e del fuoco, che è un libro dedicato appunto al mondo creato da George Martin, e infine Giuramento di Brandon Sanderson. Anche questo secondo scaffale in realtà è molto semplice da mostrarvi, perché è lo scaffale dedicato a Tolkien, quindi diciamo che da qui
si parte con Lettere di Babbo Natale, Il Signore degli Anelli, Il Simarillione e lo Hobbit nelle edizioni illustrate. E qui abbiamo, partendo dal basso, I Figli di Urin, Beren e Lúthien, Il Fabbro di Uthul Major, Il Simarillion, l'Hobbit annotato, l'Hobbit, ma perché anche questo è messo sotto sopra? Vabbè, la mia prima edizione dell'Hobbit, quella rossa, è The Hobbit in inglese. Qui ci sono i DVD, quindi è inutile che io ve li mostri, e tutto il resto sono gadget, quindi in realtà i libri sono solo, fra virgolette, questi qui. Per lo più, ovviamente, Bompiani editore. Sotto lo scaffale dedicato a Tolkien possiamo vedere uno scaffale dedicato per lo più a Sarah J. Maas e poi a dei libri che sono conclusi, quindi duologie o standalone. La prima cosa che si nota è ovviamente la serie di A Court of Thorns and Roses in rigida, quindi il primo, il secondo A Court of Mist and Fury, È corto Wings and Ruin, edizione esclusiva della Indigo, regalatami da Camilla, e è corto Frost and Starlight. Dopodiché c'è corto Mist and Fury, l'edizione flessibile però USA, che io ho un po' malmenato e ci ho scritto sopra, ci ho messo i post-it, c'è un video al riguardo in quanto questa mia esperienza di lettura. Vi ricordo che il terzo libro di questa serie uscirà a settembre, per corto Frost and Starlight, che è una grande novella, non si sa ancora nulla. Abbiamo poi la serie del Trono di Ghiaccio in inglese, che però trovate anche in italiano, al momento sono questi, tutti quelli che sono stati tradotti, quindi The Assassin's Blade, La Lama dell'Assassina, Throne of Glass, Il Trono di Ghiaccio, Crown of Midnight, La Corona di Mezzanotte, Hair of Fire, La Corona di Fuoco, e qui No Shadows, La Regina delle Ombre. Abbiamo Empire of Storms, che dovrebbe arrivare in autunno in italiano, L'Impero delle Tempeste, Tower of Dawn, il libro dedicato a Kaol, ma che comunque è molto importante da leggere per la storia, e Kingdom of Ash. Ho poi inserito, dopo i libri della Maas, queste due duologie, Onyx and Ivory e Shadow and Flame, che non mi ha fatto impazzire, mentre The Glass Spear e The Cursed Sea è diventata una delle mie duologie preferite, quindi vi prego recuperatela! Ed infine, ultimi tre libri presenti su questo scaffale sono la duologia di Daughter of the Pirate King, Daughter of the Siren Queen di Trisha Levin Seller, e lo standalone Silver in the Blood di Jessica De Giorgio. Al di sotto lo scaffale, dedicato appunto a Sarah J. Maas e altri libri conclusi, mettiamola così, c'è questo scaffale qui che contiene per lo più, ovviamente, fantasy. I primi libri presenti sono The Priory of the Orange Tree, che arriva a fine anno in italiano per la Mondadori, e The City of Brass e The Kingdom of Copper, per ora duologia, sarà una trilogia, che arriverà anche in questo caso in italiano. Questi tre sono tre dei miei libri preferiti. Poi la duologia di Passenger e Traveler in italiano, di Alexandra Bracken, è la trilogia di Rebel di Alwyn Hamilton in italiano, quindi Rebel, Il Deserto in Fiamme, Il Tradimento e La Nuova Alba. Ragazzi, se non avete mai letto Rebel, fatelo. Anche Passenger è molto bello, ma Rebel è spettacolare. Abbiamo poi Two Best Boys di Mary Webber, Fox di Nadine Brands, un retelling appunto della figura storica di Guy Fawkes, e Sparkle Whitefire, Norse Mythology di Neil Gaiman, quest'ultimo c'è anche in italiano. La trilogia di The Falconer di Elizabeth May, seguito da The Vanishing Throne e The Fallen Kingdom, recuperatelo, bellissimo. E il primo è presente in italiano, purtroppo poi è stata tradotta appunto solo, è stato tradotto solo il primo volume e non anche gli altri. Poi State of Sorrow di Melinda Salisbury, A Curse So Dark and Lonely di Bridget Cameron, che mi è piaciuto molto, un retelling della Bella Bestia, e The Surface Breaks di Louise O'Neill, che arriverà in italiano l'anno prossimo, se non sbaglio. E un retelling della Sirenetta molto bello. Abbiamo poi Witchborn di Nicholas Bowling, questa copertina bellissima, e Rebel appunto in inglese, autografato dall'autrice. E ultimi, ma non per importanza, anzi sono praticamente ormai una delle mie saghe preferite, questa qui, An Ember in the Ashes, A Torch Against the Night, Reaper at the Gates, presente anche in italiano, vi farò vedere poi le edizioni in italiano, sono un po' più sotto. Per ora trilogia, l'ultimo libro uscirà l'anno prossimo. Allora ragazzi, arrivati praticamente a questo punto della libreria, quindi praticamente il penultimo scaffale, iniziano i miei fumetti che continuano nello scaffale accanto e anche in quello piccolino ci sono tutti dei manga. Quindi, come ho fatto per sopra, mostrandovi i manga solo, diciamo, fra virgolette, da lontano, senza prenderli uno a uno, pensavo di dirvi anche in questo caso quali sono i fumetti, senza mostrarveli uno a uno, perché altrimenti qui facciamo notte. E quindi cercherò di avvicinarmi
è di farvi vedere al meglio i fumetti. Voilà, così possiamo farcela. Eccoci qua. Allora, sono per lo più Bao e Tunhue in questo scaffale, anche se ci sono anche dei Mondadori. All'inizio abbiamo i due fumetti di Skydoll, quindi La città gialla e acqua. Sono 4 volumi, ma non ho ancora recuperato gli altri due. Poi, due fumetti in realtà della Panini, che sono Dracula e L'isola del tesoro, però in versione Topolino. Paperino, personaggi Disney, insomma. E L'isola del tesoro è ancora più bello perché sono stati Teresa Radice e Stefano Turconi a realizzarlo, mentre Mirka Andolfo ha colorato Dracula, ma Dracula l'ho preso a prescindere perché mi piace troppo Dracula. Poi Il castello delle stelle, il primo e il secondo volume di Oscar Mondadori Inc., della Bao il primo volume di due dell'età dell'oro, di Lopoten Francis per la Shockdom, Iperurania di Francesco Guarnaccia per la Bao. Poi abbiamo una serie di Tunhue che sono Water Snake di Sandoval, Il piccolo Caronte di Argozzino e Deborallo, Nottetempo di Luca Russo, Echi invisibili di Sandoval, sempre serie di Argozzino e Deborallo per Mirna e Il tocco della morte, Gerd la ragazza della nebbia, Daisy, Victoria, Claire e Malou, La principessa che amava i film horror, Viola Giramondo di Radice Turconi, bellissimo, e Epiphany, se non ricordo male, sì, Epiphany Freyer, che questi qui praticamente da Gerd in poi sono per lo più per giovani ragazzi, ma io li ho trovati comunque meravigliosi. Della Mondadori Le spose proibite di Gaiman e Oakley. Poi passiamo a un po' di Bao, perché abbiamo Il porto proibito e Non stancarti di andare e anche Tosca dei boschi in edizione speciale di Teresa Radice e Stefano Turconi, che io amo immensamente. Indomite, primo e secondo volume, e Comane Colli di Zero Calcare. Abbiamo poi 3 volumi di Monstress della Oscar Inc. Mondadori. Torniamo a Bao con Selinella, I racconti dei Vicoletti, Aiuto e Aiuto Fratelli, 12 Zero Calcare, poi abbiamo un'incursione di Oscar Inc. Mondadori con Femme Magnifique, bellissimo, un po' sulla stessa linea di Indomite. Torniamo a Bao con Vagabondaggi, Kids with Guns 1 e 2 di Capitan Artiglio, della Tunhue Morgana, bellissimo, e in alto abbiamo i due di Baronciani con Le ragazze nello studio di Munari e Negativa. Quindi ora vado per un attimo nelle altre due librerie a mostrarvi gli altri fumetti. Quindi, veloce incursione in questa libreria, in alto, in verticale, in alto, in orizzontale abbiamo tutti i fumetti della Bao, sì, quindi Al sole come i gatti, Soul Guide, Reverie, Night Bus, e accanto Basilico, Non è te che aspettavo, Stelle o Sparo e La giusta mezzura. Tornando giù abbiamo 3 volumi di Zero Calcare, quindi Dimentica il mio nome, Macerie prime e Macerie prime 6 mesi dopo. Andiamo un po' in casa Tunhue con Il ritrovo degli inutili, Peace to V, Silverwood Lake e La memoria delle tartarughe marine, che sono due dei miei preferiti e amo troppo Simona Bini, The Money Man, bellissimo, dedicato a Walt Disney e suo fratello. Torniamo a Bao con i primi due volumi di AXA, Sognando Elvis e Frizzel, della stessa autrice Veronica Veci Carratello, molto belli. Torniamo dal mio amato Zero Calcare con La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola, Ogni maledetto lunedì su due e L'elenco telefonico degli accolli. Poi abbiamo i 4 volumi della serie di Witch per la Panini, che sono stati, diciamo, curati anche da Mirka Andolfo, ma è praticamente la prima serie delle Witch. Poi torniamo in casa Bao, praticamente sì, tutto il resto sono Bao, Gli anni che restano, Un anno senza te, Stella di mare, bellissimo, Nimona, qui è in inglese per l'Arpettin, ma c'è in italiano per Bao, Nina che disagio, Papaya Salad, Umberto, poi abbiamo Daniel Coelho, che è un altro dei miei nuovi amori Bao, con Residenza Arcadia e Guardati il beluga magico, Ti chiamo domani, Pigiama, computer e biscotti, Il guerriero di sabbia, Vivi e Vegeta volume 1 e 2, non so perché sia prima messo il volume 2, ma vabbè, Melvina, troppo bello, Senza ombra, anzi senza ombra, La principessa spaventapasseri, Uma del mondo di sotto e Il principe e la sarta, che è uno dei più bei fumetti Bao mai letti. Mentre andando
voilà, qui accanto semplicemente vi mostro tutta la mia collezione dei manga della Star Comics di Ranma dei ultimi anni 90, immagino, se non ricordo male, che mi è stata regalata dal mio ragazzo che l'ha trovata usata su eBay. Ve l'ho già detto tante altre volte, io avevo questa collezione di fumetti, io e mia sorella l'avevamo. Durante il trasloco è andata perduta e io ero tristissima e il mio ragazzo me l'ha appunto comprata e regalata e sono troppo contenta di averla, anche se Ranma adesso lo stanno ristampando, hanno finito la ristampa, sempre la Star Comics, quindi recuperatelo perché Ranma un mezzo per me è stupendo. Ragazzi, come potete vedere, io sono partita da lì con i fumetti per arrivare qui e anche lì, ma in realtà anche qui sotto ci sono per lo più fumetti e manga, quindi direi che possiamo un attimo vedere anche quest'ultimo scaffale della ormai diciamo ultima libreria che devo mostrarvi, e per rimanere un po' in tema fumetti e poi torniamo dove eravamo. Quindi restiamo in tema fumetti. Il primo volume piccino picciò che vedete alla vostra sinistra è il primo libro delle Cronache di Under York di Sylvain Lundberg e Mirka Andolfo, che ha curato i disegni, che è stato bellissimo, non vedo l'ora di andare avanti. Poi abbiamo due fumetti della Marvel, ovvero X-Men Legion Prologo, firmato dall'attrice che incontrammo al Comic Con, e Loki Journey into Mystery, Rinascita. Poi c'è un piccolo fumetto Loki Agent of Asgard, Io sono Dragon Ball, della Oscar Inc. Mondadori. Dopodiché, se vedete, ci sono in realtà due bei libroni della Oscar Draghi, sempre Mondadori, quindi di Lovecraft e Guida Galattica per gli autostoppisti. Poi abbiamo per la Becco Giallo Il mio Salinger e Vincent van Gogh. Tornando a Mondadori, Trottole, bellissimo, e in alto, sempre della Mondadori, c'è In cucina con Kafka di Tom Gaud. Andando avanti abbiamo della Caricola due fumetti di Anco, Ragazze Cattive, Niccolò Pellizzon, Orsis. Per la Mondadori, La fattoria degli animali, quindi il fumetto del libro di Orwell, bellissimo, e Zenobia, molto bello, un fumetto molto attuale. Poi abbiamo Cattive ragazze, quindi sempre sulla stessa linea di Femme Magnifique, Indomite, sempre della Becco Giallo, se non ricordo male. Poi abbiamo tre volumi della Bao di Alberto Madrigal, di cui prima abbiamo stato Pigiama, Computer e Biscotti. Qui invece abbiamo Un lavoro a vero, Va tutto bene, Berlino 2.0. C'è poi di Claudio Avella, Junkie Cable, della Shocktom. Il cane che guarda le stelle, della J-Pop, che mi ha fatto soffrire tantissimo, quindi non leggerò il seguito. Dopodiché abbiamo L'uomo senza talento, il giovane Yoshio, della Caricola, sempre. Il primo manga presente qui è invece della Bao, della Aiken. Poi abbiamo il primo manga della collana Aiken, che è presente qui, ovvero di Ken Nimura Enshin, quindi la collana della Bao Publishing. Partendo dall'alto, ora vi sposto un po', eccoci qui, partendo dall'alto abbiamo praticamente i manga della Aiken, quindi Doni di Edo, Dosei Mansion 1 e 2 e Fiori di Biscotto. Della manga Senpai, Tida Lock volume 1 e Dirty Waters volume 1, della Star Comics Vinland Saga volume 1 e tre volumi di Pandora Hearts, che non ho ancora continuato. Primi due volumi invece per la Dainit, del giocattolo dei bambini, ovvero praticamente Rossana. E poi, perché sono girati, maledizione, mannaggia, sempre manga senpai, abbiamo i tre volumi di Pendulum e Nel linguaggio dei fiori, il primo volume. Abbiamo poi Rompiscatole di Vittoria Iacovella, della Armando Curcio Editore, della Oscar Inc., Il giorno specialissimo di Marlon Bando, che è praticamente un fumetto molto carino su un coniglietto, ed infine Loop di Simon Stalenag, sempre per la Oscar Inc. Mondadori. Allora, siamo tornati alla libreria di prima, dopo aver visto un po' tutti i fumetti, la seconda libreria come ultimo scaffale, quindi al di sotto dei primi fumetti che vi ho mostrato, questo scaffale qui, che anche questo, un po' come quello di Percy Jackson, sono un po' cose messe a caso, ecco.
I primi due libri sono Storie delle terre e dei luoghi leggendari di Umberto Eco e The Victoria Letters, che è dedicato alla serie TV di Victoria e al diario che la regina Victoria aveva. Il Dominio del fuoco e una fiamma nella notte di Sabatair, una delle mie serie preferite, ve l'ho già detto, dovete leggerla, questa è praticamente la versione in italiano e a ottobre uscirà il terzo volume. La trilogia di Josephine Angelini di Attraverso il fuoco, Il rogo della strega e Il potere del fuoco. E poi abbiamo Hook, Capitanuncino, che sarebbe praticamente il libro dedicato al film, che è uno dei miei preferiti, quindi dovevo averlo. La saga del dominio, Le lame di mira, primo libro e unico libro che ho di Licia Troisi, che ho ottenuto perché autografato e anche perché mi era piaciuto davvero tanto, poi la storia è andata a farsi benedire. Animali come noi di Monica Pais, un libro molto importante dedicato a una clinica veterinaria, al modo in cui la veterinaria stessa va a salvare tanti piccoli amici. E poi Magisterium di Holly Black e Cassandra Clare, stessa cosa per la saga del dominio, l'ho ottenuto perché autografato e perché il primo mi era piaciuto, poi si è andato un po' perdendo la storia. In alto abbiamo Hyperversum di Cecilia Randall, primo libro, non ancora letto. Black Panther, il giovane principe di Ronald L. Smith. La casa in mezzo al mare di Michael Reina e L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven. Dopodiché abbiamo Cleopatra di Alberto Angela, autografato dall'autore, trovato per caso a Roma, felicissima. E i primi due, in realtà, volumi delle Nebbie di Avalon, Il ciclo di Avalon, parte prima e parte seconda. Abbiamo poi i primi due volumi della serie dell'Attraversa Specchi per edizioni EO, Fidanzati dell'inverno e Gli scomparsi di Chiar di Luna, Christel Dabo, il terzo arriva il 9 ottobre, La memoria di Babel, e i primi due libri della trilogia di Viking di Linné Hartsuyker, quindi Le ossa di Arda nella regina del mare, il terzo dovrebbe arrivare in autunno. Ci sono poi E l'oceano nel nostro cielo di Patrick Ness, Lo straordinario mondo di Ava Lavender, uno dei miei libri preferiti, e Melody di Sharon M. Draper. Dopodiché abbiamo tutti i libri che ho, oltre a quelli che vi ho già mostrato, di Nicolas Barrault, quindi Il caffè dei piccoli miracoli, Con te fino alla fine del mondo, La donna dei miei sogni, Gli ingredienti segreti dell'amore, La ricetta del vero amore e ultimo libro, questo qui, ovvero Due cuori a Parigi di Caroline Vermal. Possiamo ora passare a questa qui come libreria e vi ho già mostrato in realtà gli ultimi due scaffali, quindi mi resta da mostrarvi questi quattro. Partendo dall'alto, anche in questo caso penso sia inutile prendervi libro per libro, ma questo è lo scaffale dedicato a Shadow Hunters in inglese, perché in italiano sono tutti sotto e poi ve li farò vedere. Solo il primo libro che vedete qui è il coloring book in italiano, dopodiché abbiamo A History of Notable Shadowhunters dietro Chewbacca, Il codice di Shadowhunters in inglese, i primi tre libri, quindi Clockwork Angel, Prince e Princess in rigida, e poi tutta la serie di The Mortal Instruments, sempre le stesse copertine in rigida della McHelderry Books, quindi City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Soul e City of Heavenly Fire. Tales from the Shadowhunters Academy, quindi le raccolte di novelle dedicate a Simon, la trilogia di Lady Midnight, Lord of Shadows e Queen of Iron Darkness. Dietro a... aiuto! a Luke e alla tazza di Shadowhunters trovata nella Feriloot. The Red Scrolls of Magic, quindi il primo libro della saga dedicata ad Alec e Magnus, e poi The Bane Chronicles, che è l'unico che ho in flessibile ed è autografato dalla Claire. In alto, versione speciale di Lady Midnight, codice di Shadowhunters in italiano e City of Bones, l'edizione speciale del decimo anniversario di questo, lo scaffale dedicato a Shadowhunters. Anche questo scaffale qui ve lo mostro così, senza cavalletto, perché il cavalletto non ci arriva e sarebbe un po' complicato. Comunque uno scaffale per lo più di fantasy e ci sono tanti gadget, Funko Pop, candele e stampe varie. In alto abbiamo We Hunt the Flame, The Modern Fairy Tales e Sanctuary. Mentre in basso abbiamo Heartless di Marissa Meyer, della stessa autrice anche Renegades e Archenemies, manca l'ultimo Supernova che uscirà in autunno, Girls of Paper and Fire, Notturna che vi ricordo che esce il 3 settembre in italiano, Strange the Dreamer e Muse of Nightmares di Lainey Taylor, quindi Sognatore e la Musa degli Incubi, Circe che trovate anche in italiano di Madeleine Miller, The Cruel Prince e The Wicked King, di Marie Lou
Ecco, gli ultimi due libri che ho di Marilù sono Warcross e Wild Card, il primo è presente in italiano, non si sa nulla sul secondo. Spinning Silver di Naomi Novik, trilogia al momento, ma ci sarà a breve l'ultimo libro, di Stalking Jack the Ripper, che uscirà l'anno prossimo in italiano per Mondadori, con Hunting Prince Dracula e Escaping from Dini, l'ultimo Capturing the Devil, che non ho ovviamente ancora, Children of Blood and Bone, e poi la trilogia di The Queen of the Tearling in italiano, The Invasion of the Tearling, The Fate of the Tearling, per la multiplayer edizioni. Di questo è lo scaffale sottostante a Shadowhunters. Al di sotto dello scaffale che vi ho appena mostrato, quindi quello con tutti i fantasy essenzialmente, c'è uno scaffale dedicato per lo più, anzi solo, a Victoria Schwab e a J. Christoph. Non ci sono tutti i libri di J. Christoph che posseggo, ma solo la serie di Nevernight. L'ho lasciato così perché a breve comunque arriverà Dark Dawn, arriveranno i libri in italiano, quindi spero che in qualche modo ci entreranno, ma dubito! Comunque vado a mostrarvi i libri che ho appunto della mia amata Schwab e del mio amato J. Christoph, che se mai scrivessero un libro insieme penso che potrei morire. Allora, il primo libro che è presente in alto sopra gli altri è The Near Witch di Victoria Schwab, appunto, che arriverà in italiano l'anno prossimo, uno standalone. Abbiamo poi Magic e Legend di Victoria Schwab, quindi i primi due libri della trilogia di A Darker Shadow Magic in italiano per la Newton Compton, il terzo dovrebbe arrivare questo autunno. I primi due libri della trilogia, sempre di A Darker Shadow Magic, quindi A Darker Shadow Magic e The Gathering of Shadows di Victoria Schwab, Exclusive Collector's Edition, quindi i primi due in questa collezione, in questa edizione da collezione, che hanno l'autografo della Schwab e altri contenuti extra all'interno, fan art e cose in più. Il terzo arriverà quest'autunno. Dopodiché c'è ovviamente la trilogia di A Darker Shadow Magic in copertina flessibile UK con appunto i tre volumi. Abbiamo poi la duologia di The Savage Song e Our Dark Duet, il primo lo trovate in italiano con questo canto selvaggio, e poi la duologia inclusa in un solo libro di The Dark Vault, quindi The Archived e The Unbound. La duologia di Vicious e Vengeful, duologia al momento, e Vicious uscirà con il titolo di Evil per la Newton Compton in autunno. City of Ghosts, che a breve avrà il seguito Tunnel of Bones, che uscirà in italiano per la Mondadori l'anno prossimo, e questi sono tutti i libri che ho di Victoria Schwab. Dopodiché ci sono Nevernight e Godsgrave nell'edizione UK flessibile, che esce praticamente un anno dopo l'uscita perché sono un po' più piccoli, infatti per Dark Dawn dovrò comunque aspettare un anno. Nevernight e Godsgrave nell'edizione USA rigida, e Godsgrave è anche autografato. Infine qui ci sono le bozze dell'edizione italiana di Nevernight, mai dimenticare, I grandi giochi e Alba oscura, tutti e tre in edizioni spettacolari con pagine colorate, tantissimi contenuti extra, mappe e quant'altro, arriveranno il 3 settembre per la Oscar Mondadori e io non vedo l'ora. Allora, questo è l'ultimo scaffale che vi mostro per quanto riguarda questa libreria, visto che poi i fumetti, che sono appunto gli ultimi due scaffali, ve li ho mostrati. Allora, questo è uno scaffale dove per lo più abbiamo anche qui fantasy, ovviamente. I primi due libri sono questi qui di Margaret Rogerson, L'Enchantment of Ravens e Sorcery of Thorns, che è diventato uno dei miei libri preferiti. Poi abbiamo Mirage di Somaya Daud, Give the Dark My Love, molto bello, e These Rebel Ways, e a breve esce il seguito e ultimo libro, non vedo l'ora perché mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo Heart of Thorns di Brie Barton, The Beholder, una delle ultime letture di Anna Bright, e Sky in the Deep di Adrienne Young. Poi c'è la, al momento, diciamo, trilogia di Three Dark Crowns. Il primo libro che vedete è Queens of Fembird, sono due novelle. Poi abbiamo appunto il libro principale, Three Dark Crowns, One Dark Throne e Two Dark Reigns. L'ultimo libro, Five Dark Fates, uscirà a settembre, io non vedo l'ora. Poi The Queen's Rising, che trovate anche in italiano. In realtà anche Three Dark Crowns lo trovate in italiano, i primi due volumi per la Newton Compton. The Queen's Rising, La Regina del Nord in italiano, Beyond the Dark Red Shore, Of Fire and Stars e Ink Mistress della stessa autrice. E il seguito di Of Fire and Stars è già uscito, non vedo l'ora di leggerlo, mi è piaciuto tantissimo il primo. Abbiamo poi Heart of Iron, di cui devo prendere il seguito, solo Stars appena scende di prezzo, e Sweet Black Waves, il seguito esce a fine agosto. Ed infine due libri di Megan Spooner, Hunted, che rimane il mio preferito, Sherwood e Wicked Fox di Kat Cho. Siamo arrivati alla fine con questa piccola parte di libreria. Questo scaffale ve l'ho già mostrato con i manga di Ranma.
Sempre per questioni di cavalletto, qui in alto vi dico semplicemente che ci sono i libri di Stephanie Meyer, quindi L'ospite di Stephanie Meyer, dopodiché tutta la saga di Twilight, Il rigida, Twilight, la prima edizione che ho comprato in flessibile, e Life and Death, che mi ha deluso tantissimo. Scendendo c'è lo scaffale dedicato alle cronache lunari, anche con i segnalibri, perché ho amato tantissimo questa serie, che trovate anche in italiano, almeno la serie principale, da Cinder, Scarlet, Cress e Winter, li trovate in italiano. Qui, prima di Cinder, potete vedere Fairest, che è uno spin-off dedicato a Levana, e Stars Above, che sono delle novelle, e infine due graphic novel ambientate dopo Winter, ma prima di Stars Above, dedicate ad Ico. Quindi Wires and Nerve, volume 1 e volume 2. Al di sotto delle cronache lunari c'è invece lo scaffale piccolino, comunque dedicato a Rainbow Rowell, quindi dietro Zio Paperone abbiamo Fangirl e Eleanor and Park in edizioni speciali con le fanart all'interno. Fangirl, Eleanor and Park, Attachment e Landline in copertina flessibile. Kindred Spirits, un libricino molto piccolo. E poi due libri di Carry On, edizione UK e USA. Vi ricordo che Wayward Son, il secondo, uscirà a settembre. Comunque Carry On lo trovate anche in italiano, così come in realtà più o meno tutti i libri di Rainbow Rowell. Ancora più sotto rispetto a Rainbow Rowell c'è invece lo scaffale dedicato a Regina Rossa, che però a breve penso che dovrà essere spostato, perché non so ancora se comprerò Broken Throne in italiano, se uscirà, o in inglese se non uscirà, però comunque non c'è spazio, come potete vedere. I libri che volevo per lo più mostrarvi sono questi due, ovvero Red Queen e Glass World nella Collector Edition, che entrambi sono stati dei regali di Emanuele. Dopodiché c'è Cruel Crown, che contiene due novelle non tradotte in italiano, presenti però in Broken Throne. Poi semplicemente la saga principale, quindi Regina Rossa, Spada di Vetro, Gabbia del Re e Tempesta di Guerra. Arrivati all'ultimo scaffale con cui si conclude il Bookshelf Tour, inutile che io ve li faccia vedere uno a uno, è la saga di Shadowhunters, quindi partendo dal basso i primi tre, The Infernal Devices, quindi le origini, il principe, l'angelo, il principe e la principessa. Poi abbiamo tutta la serie di The Mortal Instruments, quindi Città di Ossa, Città di Cenere, Città di Vetro, Città degli Angeli Caduti, Città delle Anime Perdute, e accanto sulla sinistra c'è l'unico irrigida, Città del Fuoco Celeste, e in alto le cronache di Magnus Bane. Quindi questo è l'ultimo scaffale che dovevo mostrarvi. Bene, quindi questo è il Bookshelf Tour 2019, lo so che è durato tantissimo, lo so, non ho ancora editato il video, ma lo so, e spero che la mia libreria vi piaccia. Fatemi sapere se vi piace come l'ho organizzata, se volete altre informazioni che magari non ho detto su alcuni libri, chiedete pure, però sono curiosa appunto di sapere se la libreria in generale vi piace, come è sistemata e come è posizionato un po' il tutto. Come potete vedere non ho più spazio, non so come devo fare. Comunque, niente, io continuo a ringraziarvi per questi 4 anni insieme, 4 anni meravigliosi, che mi hanno dato tantissime amicizie, tantissimi follower meravigliosi e tantissime opportunità anche. E tantissime bellissime esperienze, non è neanche finita qui, spero, e spero che continueremo a farci compagnia su questo canale e sugli altri miei social. Vi ringrazio tantissimo per questi 4 anni, per ogni commento, ogni like, ogni messaggio, ogni iscrizione, qualsiasi cosa voi facciate per me, per il canale, io vi ringrazio tantissimo. Spero che questo Bookshelf Tour di quest'anno vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Io ovviamente nell'info box vi lascio tutti i link dei miei social, come sempre, e spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!